SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. La Regione Emilia-Romagna ha deciso che le scuole superiori continueranno con la didattica solo al 50% in presenza fino almeno al 6 febbraio. Nel frattempo ci si organizza per poter vaccinare prima possibile gli insegnanti. La prossima settimana dovrebbe arrivare la sentenza definitiva per Matteo Cagnoni, accusato di aver ucciso la moglie Giulia Ballesti nel 2016. Intanto sono stati risarciti familiari e associazioni per oltre 4 milioni di euro. Da tempo gli abitanti del quartiere riminese di Borgo Marina ne lamentano il degrado, pur trattandosi di una zona centrale per la città. Abbiamo fatto un giro insieme ad alcuni cittadini che denunciano anche un senso diffuso di insicurezza. Le vittime della strada sono praticamente dimezzate e gli incidenti in generale sono diminuiti del 30%. Sono i dati diffusi dalla Polizia Stradale dell'Emilia-Romagna relativi al 2020, un anno fortemente caratterizzato dai limiti agli spostamenti imposti dalla pandemia. In attesa di importanti escavi per l'hub del porto di Ravenna partono altri lavori per i fondali del canale Candiano. I dragaggi partiranno a fine febbraio con un investimento da 14 milioni di euro. Motori, scende la febbre che aveva colpito Fausto Gresini, ricoverato per Covid dallo scorso 30 dicembre all'ospedale Maggiore di Bologna. Sta rispondendo in maniera positiva alle cure, ha affermato il figlio Lorenzo. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro notiziario serale. Apriamo con i dati aggiornati della regione per quanto riguarda la pandemia. In Emilia-Romagna sono 1090 i nuovi casi da ieri di Covid-19 su un totale di 20.646 tamponi eseguiti in 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi fatti è del 5,3%. Sul fronte vaccini alle 15 sono in totale 121.145 quelli somministrati in regione. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini prima in Emilia-Romagna con 190 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia 155, Bologna 145, Forlì 138 e Ravenna 112. Quindi Modena 97 nuovi casi da ieri, Ferrara 64, Piacenza 62, Cesena 61, Parma 60, infine Imola 6 nuovi casi. Si registrano anche 64 nuovi decessi, mentre calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, meno 2 rispetto a ieri, e anche negli altri reparti Covid, meno 29. Le scuole superiori resteranno al 50% della presenza almeno fino al 6 di febbraio. Lo ha deciso la Regione dopo che inizialmente si era pensato di alzare la soglia di presenza già da questo lunedì. Nel frattempo ci si organizza per poter vaccinare il prima possibile gli insegnanti. Prosegue a pieno regime l'operazione rientro in classe per i 200.000 studenti delle superiori dell'Emilia-Romagna. Lunedì mattina le porte degli istituti si sono aperte per il 50% di loro, situazione che andrà avanti ancora per almeno 2 settimane. Inizialmente il direttore scolastico regionale Stefano Versari si era lasciato scappare che le scuole sarebbero potute tornare al 75% già da lunedì prossimo, previsione che si è rivelata troppo ottimistica, tanto che subito dopo dalla Regione hanno precisato che l'attuale soglia di presenza varrà ancora almeno fino al 6 febbraio.
Il tutto ovviamente sotto l'incognita della pandemia. I dati sui contagi continuano a essere preoccupanti e si temono nuovi picchi nelle prossime settimane. Questo è il motivo per cui, dopo aver potenziato i trasporti e messo a punto un sistema di tamponi rapidi per il personale scolastico, dalla regione puntano forte sui vaccini. Abbiamo chiesto che gli insegnanti entrassero il prima possibile all'interno delle categorie da vaccinare, quindi anzi siamo stati i primi a sollevare, insieme ovviamente anche parti sindacali e agli insegnanti stessi che hanno avanzato la richiesta, ma siamo stati i primi a livello politico a sollevare la richiesta presso il governo, però sul fatto che gli insegnanti devono essere tra i primi e prima possibile, su questo penso che l'impegno ci sia stato, possa essere stato dato anche dall'assessore Donini ed è un impegno della Giunta e del Presidente. L'obiettivo è quello di iniziare a somministrare le dosi al personale docente tra febbraio e marzo. A proposito di vaccini, è intervenuto il Presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni sul tema dei ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino anti-Covid. Ieri sera abbiamo fatto una lunga video call con i ministri Bocce e Speranza e con il commissario Arcuri. Ha detto: abbiamo deciso il riequilibrio tra regioni perché Pfizer ha deciso unilateralmente a chi togliere di più e a chi meno. Regioni come la nostra, la Lombardia e il Friuli sono state colpite in maniera più pesante, dice, ci sarà un riequilibrio. Voltiamo pagina, la prossima settimana dovrebbe arrivare la sentenza definitiva per Matteo Cagnoni, che è accusato di aver ucciso la moglie nel 2016, Giulia Ballestri. Nel frattempo sono stati risarciti con un maxi risarcimento familiari e associazioni. Vediamo. Tutte le parti in causa risarcite per un totale di 4 milioni di euro. Questo, per il momento, l'ultimo passaggio nella terribile vicenda dell'omicidio di Giulia Ballestri, barbaramente uccisa a Ravenna nel 2016. Come riporta l'edizione ravennate del Corriere di Romagna, Mario Cagnoni, il padre novantenne di Matteo Cagnoni, in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie, ha risarcito il comune, le associazioni che si sono costituite parte civile ed infine i familiari di Giulia, in primis i figli. Somme che rimarranno alle parti in causa indipendentemente dall'esito della condanna. La prossima settimana dovrebbe arrivare la decisione definitiva per il dermatologo e il risarcimento permetterà al medico di avere un'attenuante generica in sede di Cassazione. Un patrimonio, quello di Cagnoni, posto sotto sequestro e che consta di numerose ville distribuite tra Ravenna, Marina Romea, Firenze e Cortina d'Ampezzo. In totale 42.000 euro saranno corrisposti al comune ravennate, 10.000 euro a testa alle associazioni dalla parte dei minori Udi e Linea Rosa, ai figli della vittima affidati al fratello di Giulia e divenutone da subito tutore andranno 3 milioni e il resto della somma stabilita ai familiari della vittima. Matteo Cagnoni, condannato all'ergastolo in primo grado e in appello e detenuto nel carcere Ravennate, per il prossimo 27 gennaio attende la sentenza della Cassazione. Ancora cronaca, peculato, violazione della legge sugli stupefacenti e falso. Di queste accuse dovranno rispondere Beatrice Marani, 23 anni, Cosetta Marani di 68 e Monica Venturini di 63 nel processo parallelo a quello per la morte di Matteo Ballardini, il 19enne di Lugo deceduto per overdose nel 2017. È stata fissata per metà settembre l'udienza e ieri sono stati ascoltati i primi testimoni. Il metadone che condusse alla morte Balla dopo diverse ore di agonia, nelle quali era stato abbandonato solo in auto dagli amici, proveniva dal CERT di Ravenna. Le indagini condussero velocemente a Beatrice, amica della vittima, a sua zia che si occupava del settore formativo infermieristico dell'AUSI Molese e infine alla dottoressa Venturini, psichiatra del CERT Ravennate. Nei confronti del medico l'AUSA si è costituita parte civile. Una vicenda particolare ora che arriva da Bologna: di giorno rider, di notte gestiva la vendita di sostanze stupefacenti in un camper, ricordando il protagonista del telefilm Breaking Bad e vestendo anche i panni del cacciatore di vampiri Van Helsing. Un 54enne di Bologna è stato arrestato dai carabinieri di Borgo Panigale. Vediamo. Nel scegliere la base per la vendita di sostanze stupefacenti come speed o anfetamina, come hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, ricordava il protagonista di Breaking Bad, celebre serie televisiva americana. Nella finzione Walter White, professore di chimica, cucinava metanfetamina in un camper e proprio in un mezzo identico, sorvegliato da 6 telecamere e 2 cani di razza American Pitbull Terrier, un 54enne di Bologna aveva il fulcro, secondo i militari, dell'attività di spaccio. Rider di giorno
come hanno rivelato le indagini coordinate dalla procura, di notte si dedicava al suo secondo lavoro, vestendo, anche forse per diletto, i panni del cacciatore di vampiri Van Helsing. Gli accertamenti dei militari sono iniziati dopo l'arresto di un pusher 39enne bolognese. Da lui sono arrivati al 54enne. Ieri sera è scattato il blitz nel camper che ha portato alla scoperta di 137 grammi di ecstasy, 321 di speed, 56 di Special K, ketamina e altri 4 di anfetamina. I carabinieri hanno rinvenuto nel mezzo anche una decina di coltelli, tra cui un macete, e una sorta di lupara, un fucile calibro 12 con matricola non censita e modificato in modo da occultarne la provenienza. L'uomo deteneva anche una trentina di cartucce a palla e pallettoni in un vecchio baule. Le operazioni di ricerca delle prove sono proseguite nell'abitazione del 39enne, dove le pattuglie hanno scoperto altri elementi indiziari a conferma dell'attività illecita dei due. Un bilancino di precisione, diverse bustine trasparenti con chiuso usura a pressione e alcuni dischi in cellophane per il confezionamento della droga. Come disposto dalla procura, il 39enne e il 54enne arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso sono stati accompagnati in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Il 54enne dovrà rispondere anche di detenzione illegale di armi e alterazione di armi. Torniamo in Romagna. Da tempo i cittadini del quartiere riminese di Borgo Marina ne lamentano il degrado, pur trattandosi di una zona centrale della città. Abbiamo fatto un giro insieme ad alcuni cittadini che denunciano anche un senso di insicurezza, diverse le operazioni antidroga in passato. È uno dei quartieri più centrali di Rimini, Borgo Marina. Si trova a metà tra le piazze, le vie della passeggiata del centro e la stazione ferroviaria di Rimini. Da tempo i residenti ne denunciano il degrado, sia dal punto di vista del decoro urbano che della sicurezza. Qua in questo quartiere ci sono state diverse operazioni antidroga da parte delle forze dell'ordine. Abbiamo parlato con alcuni di questi cittadini che hanno formato un comitato, che ci hanno esposto i problemi del quartiere e che preferiscono non apparire in telecamera. Problema di frequentazione di persone poco raccomandabili, spacci a tutte le ore del giorno e della sera, prostitute, ubriaconi, c'è un po' di tutto quello che non ci dovrebbe essere in un quartiere che poi praticamente è lo sbocco della città, ma quando arrivano i turisti dal mare facendo il sozzo più di una volta che mi abbiano chiesto ma dove siamo finiti, noi dovevamo andare in centro. Nel tempo questo quartiere è diventato, si è popolato di negozietti gestiti da cittadini di origine straniera, tutti uguali, prevalentemente di bigiotteria e anche di dubbio gusto dal punto di vista dell'allestimento, e quindi quello che denunciano i cittadini è lo scarso decoro urbano, chiedono una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Il quartiere è diventato un ghetto e quindi abbiamo il problema del degrado, unito poi a tutte le problematiche che si sono create con l'insediamento di negozi di tutti i generi tranne che di utilità. Se una persona ha bisogno di fare la spesa o della farmacia è costretto a fare molta strada perché qui non c'è più niente tranne negozi di chincaglieria. Incidenti mortali, numero di vittime praticamente dimezzati e sinistri in generale diminuiti del 30% sono i numeri forniti dalla Polizia Stradale dell'Emilia-Romagna per quanto riguarda il 2020, un anno ovviamente segnato dalla limitazione per quanto riguarda la mobilità dovuta alla pandemia. Sentiamo. Nel 2020, l'anno del Covid, la mobilità di persone e veicoli è stata fortemente limitata e questo ha influito sulla mole di traffico, abbassando di conseguenza anche gli infortuni rispetto all'anno precedente. In regione il numero degli incidenti mortali e quello delle vittime della strada si sono praticamente dimezzati e in generale i sinistri sono diminuiti del 30%, lo rivela il bilancio annuale della Polizia Stradale dell'Emilia-Romagna. In particolare, spiega la Polstrada, ci sono stati 3.561 incidenti contro gli oltre 5.000 del 2019, 42 incidenti mortali e 44 vittime, rispettivamente meno 48,5% e meno 55%.
In netto calo anche gli incidenti con lesioni, 1.142, e le persone ferite, 1.695, diminuiti rispettivamente del 34,9% e del 40,7%. Nonostante il minor traffico, però, le pattuglie della stradale dell'Emilia-Romagna sono state comunque impegnate in un gran numero di controlli, quelli di routine, a cui si sono aggiunte le verifiche agli spostamenti sulla base dei vari DPCM. Le persone sanzionate per avere violato le normative di contenimento del Covid sono state in totale 1.199. I controlli sono stati complessivamente più di 144.000, equamente divisi tra viabilità autostradale e ordinaria. E oltre alle sanzioni per chi non ha rispettato le prescrizioni anti-Covid, la Polstrada ha contestato 88.482 infrazioni al codice della strada, quasi 10.000 quelle per eccesso di velocità. Sono state ritirate 2.288 patenti di guida e 2.250 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 142.000. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 102.738, di cui 775 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 67. Controllati anche 562 veicoli pesanti, 250 le infrazioni accertate con il ritiro di 5 patenti. L'attività giudiziaria svolta dalla Polstrada ha infine portato a 32 arresti e oltre 2.000 denunce, oltre al sequestro di oltre 50 kg di droga e 60 veicoli legati a traffici illeciti. Andiamo al porto di Ravenna in attesa degli importanti escavi per l'hub. Partono altri importanti lavori per i fondali del canale Candiano. Vediamo. In attesa dei lavori dell'hub portuale, intanto sono stati assegnati 14 milioni di euro per gli escavi che partiranno da fine febbraio nel canale Candiano di Ravenna. Assegnate le gare di appalto per i lavori ai fondali in avamporto, al terminal crociere e davanti a TCR, ma anche quella relativa a un contratto pluriennale per la manutenzione a chiamata. Abbiamo stilato una prima classifica delle offerte ricevute e la migliore offerta in questo momento è quella di Fincantieri per il bando relativo al dragaggio nell'area del terminal crociere, della canaletta di accesso al porto e soprattutto della famosa zona della spiaggetta, mentre l'altro bando, quello per la manutenzione ordinaria, siamo in fase di assegnazione del contratto, sono state completate anche le formalità di verifica e sarà assegnato alla società dragaggi di Chioggia. Quale sarà l'iter dei lavori adesso? Per il contratto della manutenzione periodica, come vi dicevo, siamo in fase di stipula del contratto, quindi a brevissimo, penso già settimana prossima, potremo firmare, quindi da fine mese è esecutivo e potremo disporre dei mezzi, delle draghe per i primi interventi di livellamento, mentre per il contratto dei dragaggi i tempi sono leggermente più lunghi, metà marzo saremo operativi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accordo con l'Unione delle Comunità Ebraiche, ha scelto Rimini come città della memoria 2021. Diversi gli appuntamenti, soprattutto online ovviamente, che avranno luogo la prossima settimana. Sentiamo. Gli eventi partiranno il 22 gennaio. Ci saranno settimane, diciamo, una settimana per ricordare, per non dimenticare, per alimentare questa memoria come patrimonio comune, come dovere di tutti. Una serie di seminari, soprattutto online, comporrà la settimana di eventi dedicati al ricordo della Shoah organizzati da Rimini, scelta come città della memoria 2021 dal Comitato di Coordinamento per le Iniziative in Ricordo della Shoah della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Interno in accordo con l'Unione delle Comunità Ebraiche. Oggi con la diffusione dei social si affermano, si consolidano idee, percezioni che mettono in discussione persino la democrazia. Il sindaco Gnassi ha sottolineato l'attualità della giornata della memoria in un periodo in cui si assistono ad attacchi non solo verso gli ebrei ma verso la democrazia in generale, come la recente azione su Washington, figlia di un consolidarsi nel mondo, per il sindaco, di teorie su complotti giudaico-massonici.
Il comune di Rimini, si è sottolineato, da 57 anni organizza eventi per ricordare l'Olocausto ed è stato la prima istituzione pubblica italiana ad organizzare i viaggi di sensibilizzazione nei lager nazisti. Nasce in questa edizione una mostra che sarà arricchita anche nei prossimi anni. Ricordiamo appunto che il primo italiano nominato giusto tra le nazioni è stato appunto un albergatore di Bellaria. Anche Faenza parteciperà alle celebrazioni dantesche. Nei giorni scorsi sono state presentate le iniziative in programma e un calendario in via di aggiornamento. Vediamo. Solido e indissolubile è il legame tra la Romagna e Dante Alighieri. Nella Divina Commedia sono infatti numerosi i riferimenti a personaggi, storie e luoghi citati che si dipanano dalla vicina Toscana al nostro territorio. Per questo motivo, oltre a Ravenna, anche Faenza, nonostante il periodo di pandemia, parteciperà alle celebrazioni per la ricorrenza dei 700 anni della morte del sommo poeta con una serie di iniziative presentate, ideate e in fase di realizzazione che si protrarranno nell'arco di tutto il 2021. Un'occasione per promuovere ulteriormente la cultura e soprattutto il territorio, due concetti, o in questo caso due direzioni, care all'amministrazione Manfreda, la quale, anche attraverso cultura e paesaggi, conta di migliorare le presenze turistiche frenate dall'avvento del Covid, di consolidare e rinnovare il lavoro svolto da enti e operatori del settore e tramite ciò magari ravvivare l'economia locale. Oltre alla mostra fotografica sulla linea della poesia progettata da Giampiero Corelli, la città celebrerà Dante Alighieri con letture, attività musicali ed esposizioni in programma prima e durante la primavera, conferenze anche digitali, proiezioni cinematografiche ispirate ai temi danteschi in estate, per poi arrivare a percorsi ed escursioni nel prossimo autunno, al momento non calendarizzati, in attesa di sviluppi sulla situazione legata all'emergenza sanitaria. Un programma quindi ricco e articolato, grazie all'apporto sinergico di molti soggetti culturali della città. È il momento dello sport, con Marco Rossi sentiamo le ultime. Grazie Elisabetta per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Parliamo di motori, continua la propria battaglia contro il coronavirus Fausto Gresini. L'ex pluricampione della 125 è ricoverato dallo scorso 30 dicembre presso l'ospedale Maggiore di Bologna nel reparto di terapia intensiva. Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti. La strada giusta è stata imboccata. Dopo il peggioramento di salute avvenuto lo scorso 16 gennaio con febbre alta, Fausto Gresini sembrerebbe aver dato una piccola svolta alle proprie condizioni cliniche. A darne l'annuncio martedì sera è stato il figlio Lorenzo tramite Facebook. Babbo sta rispondendo in modo positivo alle cure, ha scritto. Al momento si è stabilizzato, seppur con ancora qualche linea di febbre, si va nella direzione giusta. Parole che in parte rasserenano il Gresini Racing, ma anche tutto il mondo motoristico italiano che si è stretto attorno al team manager dell'omonima scuderia Faentina. La situazione resta però grave e da non sottovalutare, in quanto perdura da diverse settimane la polmonite da Covid-19 che costringe i medici ad utilizzare il respiratore artificiale in concomitanza con una sedazione farmacologica per consentire al 59enne una corretta ossigenazione del sangue. Risultato positivo al coronavirus poco prima di Natale, il dirigente romagnolo è stato ricoverato il 27 dicembre scorso all'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, per poi essere trasferito nel nosocomio del capoluogo regionale 3 giorni dopo, visto il peggiorare delle condizioni cliniche. Continuiamo a parlare di motori, ma ci spostiamo sul nostro portale tr24.it. Continua la permanenza nel campionato del mondo di MotoGP per Ducati Racing. È stato infatti rinnovato l'accordo dal 2022 fino al 2026 che garantirà la presenza della casa bolognese all'interno della classe regina del moto mondiale. La scuderia emiliana debuttò nel lontano 2003 e ha rivestito fin dagli albori un ruolo da protagonista, conquistando nel 2007 con Casey Stoner
owner il titolo marche, piloti e team. Nella scorsa stagione Ducati ha vinto la classifica costruttori grazie ai punti raccolti da Dovizioso, Petrucci, Miller, Bagnaia e Zarco. In totale sono 160 i podi centrati, conditi da 51 vittorie. Cambiamo argomento e parliamo di basket. Una tripla di Simone Pjeric ha deciso la sfida contro Oleggio. Ora l'ex forlivese ha messo nel mirino la trasferta in casa di San Bernardo Alba. Sotto di 11 avete recuperato anche oggi grandissimo carattere, avete fatto 80 punti a una squadra che in casa ne subiva 54. Esatto, poi quando difendi, vedi che la difesa funziona, ti unisci, le cose vengono anche più facili in attacco. Marco ha fatto dei canestri bellissimi, anche Iatto ha fatto delle cose fondamentali, soprattutto nel finale, difesa, ha messo, mi sembra, una bomba. Quindi no, tutta la squadra, anche Jack ha fatto una gran bomba. Sono contento perché nelle difficoltà riusciamo a compattarci e venirne fuori. 6 vittorie in 7 partite alla fine dell'andata. Bene, vai, pensiamo ad Alba adesso. Noi quest'anno dobbiamo pensare, secondo me, partita dopo partita. Ora abbiamo un'altra trasferta difficilissima e dobbiamo già mentalizzarci per quella, perché ogni partita veramente ha una storia a sé, non è una frase fatta, ma mai come quest'anno è difficile andare a vincere in trasferta, quindi mentalizziamoci subito per la prossima. Potevamo iniziare a difendere, secondo me, come sappiamo fare molto prima, mi ha tenuto troppo e mi ha rischiato contro la sua mano, una squadra che gioca veramente molto molto bene, che ci ha messo in grosse difficoltà. Ma noi abbiamo aspettato il quarto quarto per mettere fisicità in difesa, per aggredirli. Invece abbiamo sempre guardato i primi tre quarti, abbiamo rischiato parecchio. Se pensi che loro hanno preso 37 rimbalzi, noi 24, è difficile così vincere le partite. Però ce l'abbiamo fatta, quindi bravi ragazzi. È tutto per lo sport. Elisabetta, te la linea. Grazie Marco, ora andiamo a sentire insieme le previsioni meteo per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La situazione meteorologica volge verso un peggioramento. La giornata di giovedì infatti inizierà con cieli spesso grigi in Emilia, qualche schiarita sul Ferrarese orientale e sulla Romagna. Nel corso della giornata le precipitazioni colpiranno soprattutto l'Appennino emiliano al confine con la Toscana, ma gradualmente anche Piacentino e Parmense. Purtroppo questa perturbazione è seguita da ventilazione piuttosto mite, quindi porterà nevicate solamente oltre 1500-1900 metri di quota, quindi tornerà a piovere sulla neve sul nostro Appennino. Temperature in aumento quasi ovunque, minime comprese tra più 3 e più 9 gradi, valori massimi che oscilleranno tra più 5 e più 11 gradi, con valori fino a 13-14 gradi sulla Romagna. Ventilazione in aumento da sud-ovest, sarà forte sul crinale e il mare tenderà a divenire poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Bene, davvero tutto anche per quanto riguarda questo notiziario serale. Sul nostro portale online tr24.it trovate come sempre tutte le ultime news. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa sera. Buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina.
Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.